Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò tutti i contenuti del DLC Arena War che Rockstar Games ha rilasciato questa mattina su GTA 5 Online. Sono stati rilasciati anche i contenuti dell'aggiornamento di Natale, ma questi ve li mostrerò nel prossimo video. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere il video, poi a lasciare un bel pollicione su bomba e seguirmi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram. Se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme, trovate tutti i link nella descrizione. Iniziamo subito! È stato rilasciato il Pegassi Toros, veicolo a 4 posti di categoria SUV, acquistabile al prezzo di $498,000 sul sito Legendary Motorsport. Riguardo le sue modifiche, a questo SUV si possono modificare le marmitte, i paraurti anteriore, le griglie, i cofani, poi le luci, dove le prime due, ovvero luci alloxeno e luci bianche, saranno acquistabili ad un prezzo standard, mentre le altre luci, le luci con il lucchetto a destra, si potranno acquistare con un prezzo ridotto tramite la carriera di Arena War. Poi ci sono queste livree da poterli applicare, poi si possono aggiungere i paraschizzi, si può modificare il colore rivestimento, poi si possono modificare i tettucci, le minigonne e poi si possono modificare gli spoiler. Davvero un SUV niente male esteticamente, soprattutto se modificato per bene. Adesso vi farò sentire il rumore del motore di questo veicolo. Parlando ora riguardo le sue prestazioni, ha un'ottima accelerazione e la sua velocità massima è elevata, poi sterza abbastanza bene, abbastanza perché delle volte quando state viaggiando con questo veicolo, soprattutto ad una velocità elevata, tende a sbandare, sterza abbastanza bene, abbastanza per lo stesso motivo, e la sua manovrabilità è decente. Chiaramente io mi sto riferendo alle prestazioni di questo veicolo modificato al massimo. Poi non dimentichiamoci che questo veicolo possiede ben 4 posti, il che significa che potrebbe essere comodo da utilizzare nelle varie missioni con altri giocatori. Personalmente consiglio di acquistare questo veicolo se avete i soldi necessari per poterlo acquistare e anche modificare. Poi è stata rilasciata una nuova modalità dell'arena, di nome Contro il Tempo, dove bisognerà attraversare i checkpoint, effettuare acrobazie, effettuare attacchi corpo a corpo dalla moto ed eliminare nemici per aumentare il proprio tempo a disposizione. Più velocemente si raggiungerà un checkpoint, più tempo si otterrà. Vincerà l'ultimo che resterà in vita. Nelle prossime settimane verranno rilasciati gli altri veicoli appartenenti al DLC Arena War, non ancora rilasciati su GTA 5 Online. Se volete sapere in anticipo quali sono e i loro prezzi, se non avete ancora visto, vi invito ad andare a guardare il video che ho caricato qualche giorno fa nel canale. Lascerò il link di quel video nella descrizione di questo video. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. Poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. Da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!